dove sei, mille luci sopra il blu. Guardo dentro la penombra, dove sei? Vicini noi, vicini noi. Alberto Dacuti, questa mattina qui a Morolo nella giornata di Pasquetta, proverai a vincerla questa gara? Sicuramente proveremo a risolverla in volata, se i compagni mi aiutano, però abbiamo sempre la carta a sorpresa, poi il jolly che è qua vicino a me. È una gara tra l'altro molto veloce, il percorso si addice anche alle vostre caratteristiche, hai detto prima la proverete a giocare in volata, ma bisogna fare attenzione anche alle fughe da lontano che sono nate in corse di questo tipo. Ma noi siamo attaccanti per natura, quindi sicuramente faremo la corsa e quando arriveremo agli ultimi 10 km, se il gruppo è compatto, se la giochiamo in volata, se no proveremo comunque ad attaccare come sempre. Matteo Cecconi, ti hanno considerato il jolly della squadra, il che significa che sei il primo indiziato a vincere questa gara di Morolo, tra l'altro gara quasi bagnata perché stanno iniziando a cadere le gocce di pioggia. Eh sì, purtroppo sta cominciando a piovere, ci proveremo come sempre ad attaccare, non si sa mai se va bene. Siamo attaccanti nati, per cui abbiamo il velocista, io proverò a giocarmi la mia corsa, se si arriverà in volata tireremo per Alberto. Più di 100 partenti, quindi questo è un parterre sicuramente importante anche dalla Campania, ma voi naturalmente cercherete di mantenere la corsa qui nella regione Lazio. Sì, cercheremo di vincere almeno noi laziali, anche se i campani sono molto organizzati e molto forti, è un bel parterre di corridori molto, molto preparati. Angelo Maggi, percorso veloce questo di Morolo che, se dice anche le tue caratteristiche, proverai ovviamente a dare la zampata vincente in una giornata che particolare, quella di Pasquetta. Sì, speriamo che il tempo viene, che non c'è pioggia, perché sennò il percorso diventa pure un po' pericoloso, diciamo. Percorso veloce che si addice un po' alle mie caratteristiche e delle altre ruote veloci del gruppo, Dacuti, Mattei, Valletta e altri concorrenti che si mostrano oggi agguerriti in questa gara di Pasquetta. Ci sono tanti concorrenti anche da Napoli, però come dicevo al tuo collega Cecconi, cercherete di mantenere qui questo scettro del primo trofeo del Maracaibo di Morolo. Speriamo, sì. I corridori campani oggi sono molto agguerriti. Speriamo di fare una bella gara e niente, speriamo e speriamo che la vittoria rimanga qui. Ugo Aquilino, organizzatore di questa manifestazione qui al Maracaibo di Morolo, più di oltre 100 partenti, ovviamente un parterre di grande prestigio quest'oggi qui a Morolo, gara veloce anche questa perché si svolgerà su un tracciato prettamente pianeggiante. Ancora un'altra organizzazione con massiccia presenza di corridori dopo quel di Valle Corsa, anche qui al Maracaibo, diciamo. I corridori hanno risposto alla grande, nonostante il tempo sia un po' infelice. Ringraziamo di nuovo sempre il Maracaibo come sponsor principale della manifestazione, della gara, sperando che si concluda nel migliore dei modi la gara, perché che non ci siano cadute e cose varie, diciamo. Ecco, questo è l'augurio per tutti i corridori, anche perché con il tempo così si rischia sempre che qualche episodio negativo possa succedere, speriamo di no, insomma, ecco. Signor Mauro Testa, uno degli organizzatori di questo evento che quest'oggi si svolge qui a Morolo, qui al Maracaibo, oltre 100 partenti per questa manifestazione, sicuramente si è partiti già con il piede giusto, che gara si aspetta? Ma guarda, io mi aspettavo addirittura, ecco, una bella giornata e il doppio dei concorrenti, però bisogna, diciamo, è una cosa eccezionale, vediamo un po'. Quale cosa vi ha spinto ad organizzare una gara di ciclismo, visto che è uno degli sport più praticati nella nostra zona, la provincia di Frosinone? Ma innanzitutto io ho i miei figli che sono nello sport. Più noi stiamo organizzando continuamente eventi di qualsiasi tipo. Tra un po' organizzeremo anche un raduno di Lancia Delta e vediamo un po'. Qualsiasi cosa noi stiamo cercando di organizzarla. Ok, a posto. Mille luci, una bajur.
non vedranno mai quell'attimo dove sei. Io non ci ho pensato più, ma non passa mai quell'attimo. Non te che dire, Matteo Secconi che vince la gara a Morolo, da Cuti diceva del jolly, abbiamo capito il perché. Ci abbiamo provato, ci siamo riusciti, anche con molta fortuna, tanti sacrifici, abbiamo cercato sempre l'attacco, alla fine uno di noi era sulla fuga e ci andava bene. Complimenti agli avversari che erano, era un grande livello in fuga, c'eravamo quasi tutti quanti più forti. Ho faticato moltissimo, non ci credevo fino alla fine, poi qualcuno mi ha aiutato. Bisogna dire che quest'oggi c'erano veramente tanti big, quindi non si può dire che hai vinto una corsa di secondo livello, anzi tutt'altro, c'era praticamente tutto il centro-sud Italia rappresentato. Sì, dai, c'era un livello molto alto, però comunque sia la vittoria della squadra, i miei compagni dietro sicuramente avranno fatto un grandissimo lavoro e ringrazio soprattutto loro. Va bene. Da Cuti, sei stato profeta, hai parlato di un jolly che è uscito a 100 metri dall'arrivo e ha dato la zampata vincente. Matteo Cecconi ha vinto qui a Morò.
meritatamente. Oggi ha dimostrato proprio che stava più in forma di tutti, non a caso ho detto che era in jolly, perché lo sapevo che stava bene. Poi comunque ero parecchio controllato per la volata, lui aveva la corsa libera, attaccato dall'inizio alla fine, se l'è strameritata. Le aspettative della partenza sono state rispettate, gara velocissima, la pioggia comunque ha tenuto, qualche goccia soltanto sul percorso, reso tra l'altro viscido, però è andato tutto bene, questa è la cosa più importante. Sì, sì, tutto liscio, c'è stata qualche caduta, ma spero che non si sono fatti male, penso niente di grave, è andato tutto liscio, benissimo. Antonio Valletta, ci hai provato a vincere la gara di Morolo, tu che qui in Ciociaria hai sempre avuto un certo feeling con le vittorie, oggi è andata male, però sei sempre lì davanti. Sì, praticamente è una settimana che accuso dei forti dolori alle gambe, non riesco a recuperare, infatti oggi per paura di rimanere scoperto troppo presto gli ultimi 200 metri, così ho cercato di stare sempre lì davanti e poi alla fine come presumevo in volata non sono riuscito ad ottenere la pedalata migliore, mi è mancato proprio lo spunto di sempre. Ci saranno comunque le opportunità per rifarti visto il grande calendario che ti aspetta di qui in avanti durante questa stagione? Sì, in effetti quest'anno siamo partiti un po' in anticipo, sia come gare che come vittorie. Sono giunto qui oggi alla mia decima gara stagionale con 7 vittorie assolute e una di categoria. Diciamo che sto pagando un poco l'inizio di stagione fatto a tutto, adesso recuperiamo un po' e poi ci prepariamo per il campionato italiano, che è una corsa a cui tengo particolarmente. Massimo Danzilli, l'MB Lazio quest'oggi ci ha provato in tutti i modi a chiudere le fughe, a stare lì davanti per portare i velocisti alla volata, questo non è accaduto perché il più bravo di tutti è stato Matteo Cecconi, comunque una buona prestazione la vostra. È stata un'ottima prestazione, Matteo è stato molto furbo, sullo strappo siamo usciti in 15, stavo dietro a Valletta, abbiamo rallentato, loro sono ripartiti, hanno fatto la fuga sul falso piano prima dell'arrivo all'ultimo giro. Ci siamo rimessi davanti, abbiamo tirato, alla fine non ci siamo riusciti, andavano forte davanti, erano d'accordo. Fantorna ha chiuso tutti i possibili rientri nostri. Niente, oggi la siamo già così. La prossima a Casalvieri sarà molto più bella, una bella battaglia. La forma c'è e stiamo crescendo ancora di più. L'importante è che oggi è andato tutto bene, nessuno si è fatto male, tutto a posto e abbiamo festeggiato una buona Pasqua. Grazie. Signora Annarita è la mamma di Matteo Cecconi che ha vinto la gara di Morolo, è una bella emozione vedere il proprio figlio sfrecciare per primo. Certo, vederlo arrivare per primo io sono contentissima, poi se vinca o perda a me non interessa niente, a me l'importante è che comunque lo veda arrivare. Tra l'altro voi che siete a bordo delle strade, che seguite i vostri figli, è sempre una grande emozione, soprattutto una grossa preoccupazione. Eh sì, infatti, quando non lo vedi passare pensi comunque cosa è successo, dove starà, e allora ti viene subito il mal di cuore e cerchi di andare a cercarlo, però quando lo vedi che spunta... Soprattutto quando vince, poi è ancora più bello con la giornata di Pasquetta. Sì, proprio, è un'emozione forte, è una grandissima emozione che non so manco di dirla, come che provi, guarda, proprio...